Ah, devo dire che rispetto a Sanremo Giovani ovviamente si percepisce un'aria del tutto diversa. Capisci che l'Italia si sta fermando, lo percepisci, proprio ci sono gli ingranaggi che si muovono più lentamente, li senti tutti qua. Ti dico, la sto affrontando come penso affronterei. Come penso di aver affrontato dei viaggi quando ero più piccolo, no? Un po' curioso, un po' timorato di quello che può succedere, però con la voglia di portarmi a casa, quanto di più possibile, quanto di più bello possibile. Sto capendo che è quasi più un'esperienza di vita che un'esperienza lavorativa musicale, ecco. Proprio ti fa fare dei ragionamenti che non avevo mai fatto in vita mia e ti rendi conto anche di come reagisci tu in certe situazioni che sono inimmaginabili e non ti ci puoi figurare davvero finché non sei qui. Beh, perché allora, partendo da quella che è la produzione, unisce molto bene due mondi che mi appartengono adesso, quindi l'elettronica. Con dei ritmi appunto sempre improntati più sull'elettronica, ma con un accompagnamento e una forte incisività poi di elementi acustici e organici, diciamo. E quindi ci sono anche tanti violini, perché se non si violini a Sanremo, secondo me sei un pazzo. E dove lo fai? E poi perché il testo è un testo che mi rappresenta per la leggerezza, però non lo definisco per niente superficiale. Nel senso che alla fine poi quello di cui parlo è del sesso occasionale come rinuncia, come una fase da affrontare, da lasciarsi alle spalle poi nel momento in cui si vuole dedicarci a una persona, ci si vuole dedicare a una persona. Allora, la Carrà mi abbia influenzato tantissimo, soprattutto anche nel modo di pensare, lo dico sinceramente, perché al di là della musica, il messaggio che ha portato lei, che poi in quegli anni era rivoluzionario a dir poco, e tuttora comunque non è così scontato, che sia Vero. apprezzabile, purtroppo. E quindi diciamo che un artista del suo calibro, poter omaggiarla, ci sembrava una cosa bellissima. Ovviamente poi è responsabilizzante, nel senso che si parla della Carrà, della regina, è un mostro sacro, quindi. Però penso che sia molto in linea sia con la mia visione del mondo, quella del suo messaggio, quella di godere delle gioie dell'amore, di qualcosa di bello, dell'indipendenza femminile e del viversi senza la paura dei giudizi. E penso che anche Rosa, nel suo mondo musicale, cerchi di fare altrettanto, sia con la musica che con la comunicazione. E io, le persone che prendono delle decisioni e si espongono in un modo che poi è anche visibile nella loro creatività, le stimo un sacco. Quindi Rosa ci sembrava davvero l'artista migliore da portare sul palco per proseguire con questo messaggio. No, beh, Fanta Sanremo è una bella scoperta. Quest'anno poi, tra l'altro, è una cosa responsabilizzante ancora in più, perché c'è Sanremo e c'è il Fanta Sanremo che comunque conta più di 250.000 squadre, quindi c'è gente che è più attenta forse a quello, anzi sicuramente a quello che alla gara poi vera e propria. Quindi ti senti responsabilizzato. Capito, pure da quel Sì. punto di vista. È la cosa di cui ho più voglia in assoluto, letteralmente. Infatti già essere qua e cantare davanti a un pa a cantare davanti a un pubblico è già una cosa bellissima per me. Penso che sia un bel messaggio anche di ripartenza per l'Italia. Sì, non vedo l'ora, ma ti giuro non vedo l'ora. Spero poi di farne molte di più. Adesso che ho iniziato con queste due. E poi ovviamente in programma c'è la voglia, l'idea di far uscire sempre più musica possibile, indipendentemente da quelli che sono magari i classici
canoni discografici, io vorrei far uscire 20 pezzi al giorno, ecco. Poi sono conscio del fatto che non può essere fatta questa cosa, però far uscire sicuramente tanta altra musica. Devo dire che, vabbè, penso di essere, spero, maturato anche e soprattutto per via del fatto che ho appunto conosciuto delle persone con cui ho iniziato a condividere, e quindi come banalmente i miei coautori del brano, Paolo Antonacci, De Simonetta, Alessandro Raina, e ho imparato, sto imparando e spero di imparare ancora tanto da loro. E da chiunque poi con cui mi troverò. Poi ti dico, la mia scrittura penso che rispetto a prima, forse sai cosa, quando sei tanto felice, va tutto bene più che altro, ti guardi un po' più dentro, o almeno io tendo a fare questo. Le canzoni che mi uscivano mi sono reso conto che erano molto più intime, un po' più personalistiche. Adesso invece, dopo il periodo che ci siamo passati, ho notato che le mie canzoni sono più aperte verso gli altri. Se parlo di me comunque in un modo più impersonale dal punto di vista proprio delle precisazioni, ecco. Penso di essermi aperto di più alla gente perché ho voglia di vedere, di stare con la gente. Penso che in generale la creatività funzioni come contrappeso a quello che è il tuo status. Quindi, se devo guardarmi indietro, sì, quando ero sempre comunque più felice, più solare, tendevo a dover bilanciare il Ok. modo di vivere le giornate con delle canzoni più intime, un po' più introspettive, un po' più tristi, se vuoi. Nel momento in cui tutto è un po' una merda, mettiamolo lì, hai voglia di dire voglio che non sia più una merda, e quindi Ok.